Ciao amici fraterni di Cinefacts, io sono Paolo Cellamare e sono qui con Marco Mingozzi, il mio fedele compare Scudiero. In notturna. In notturna, perché oggi abbiamo fatto tardi, tutti aspettavate il video di oggi da Venezia 75 ed è arrivato. Siamo nel post fine festival, fine giornata del festival, in questo posto che viene chiamato un po' da tutti la barchetta, perché su questo molo c'è una barca che forse era di Pasolini, mi pare di aver sentito dire. Ci sono due locali sul canale, sulla laguna, ed è un punto di ritrovo notturno per tutti quelli che sono qua a Venezia. Cosa abbiamo visto ieri e oggi? Perché accorpiamo tutte le cose. Ieri abbiamo visto la sera, come vi avevo anticipato, Drag the Cross Concrete con Mel Gibson, Vince Vaughn, Mike White, c'è Jennifer Carpenter, la sorella di Dexter. La sorella di Dexter e anche Lori Holden, che ricorderete in Walking Dead. Ok, c'era anche lei, non la riconosco. Sì, lei, giusto. Allora, dunque, com'era sto film? Il regista è quello di Brawl in Cell Block 99, che era stato presentato anche a Venezia l'anno scorso, se non sbaglio. Sì, li spara fuori a raffica. È stato molto apprezzato, se appunto alcuni di voi l'hanno visto si ricorderanno dell'estrema violenza del film, ma anche dell'estrema lentezza della prima parte. Non che sia un particolare difetto del film, perché comunque è un bel film, però forse è un punto debole secondo me di quel film. Lo stile di questo è nella struttura abbastanza simile, cioè tanto build up lento nella prima parte e un'esplosione è western metropolitano. Sì, c'è anche di western metropolitano, ma anche va oltre comunque. E poi c'è questa mega esplosione di violenza nella seconda parte che ho molto apprezzato, anche perché delle situazioni che magari in alcuni casi sono anche situazioni da cliché cinematografiche, invece poi spiazzano totalmente e risultano molto interessanti proprio per la loro originalità. A me è piaciuto, coglierei infatti questo film per annunciare che quasi tutti i film quest'anno che abbiamo visto hanno una durata che è intorno alle 2 ore e mezza, cioè vediamo che nel corso degli ultimi anni la durata media dei film, non solo da festival ma in generale anche film più commerciali, si sta sempre più estendendo. C'è uno sbrodolamento. Allora, ne parlavamo ieri, dicevo, sarà che questi registi guardano troppe serie TV e quindi si vogliono prendere un po' più di tempo? Non a caso ci sono sempre più personaggi tratti da attori da serie TV. Una volta esistevano gli attori da serie TV e gli attori da cinema, ormai questi confini non ci sono più. Poi passiamo alla VR, perché la nostra mattina, come al solito, si dedica alla VR. E questa volta voglio parlare di due opere in particolare eccezionali. Una si chiama The Horrifically Real Virtuality, però non è un'opera horror. Infatti Marco aveva paura che fosse una cosa... No, anzi io l'ho scelta proprio perché speravo fosse horror. Ah, è vero, cioè, cercavi l'horror, in realtà no, è più comedy. Ed è molto interessante perché a cavallo tra teatro interattivo e VR ci sono attori, quindi si viene calati sul set di un film di Ed Wood, in compagnia di Ed Wood, e con star Bela Lugosi. E il modo in cui viene messa in scena tutta questa cosa è veramente geniale, perché si fa uso di un sacco di tecnologia figa, tipo motion capture. C'è un attore che interpreta Bela Lugosi in motion capture con lo stesso rig che avevano tipo per Pianeta delle Scimmie, la serie nuova con Andy Serkis, no? E addirittura in una fase ti fanno usare anche la camera virtuale, lo schermino da cui tu riprendi e vedi che lui è Bela Lugosi. Contro le soundtrack, però quella tecnologia è comunque roba che vediamo nei backstage dei film di James Cameron, quindi è molto figo come viene fatto. E poi tu ti ritrovi quando sei in realtà virtuale a interagire in tempo reale con Bela Lugosi, che è lì effettivamente. Quindi in bianco e nero, immaginatevi ambientato negli anni 30. Sì, non è ambientato, che tu vivi in un mondo in bianco e nero, esatto. Cioè i colori. Se ti guardi le mani, tu sei un personaggio in bianco e nero. Esatto, è molto 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 figa, scritta bene, un sacco di idee geniali, mi ha molto sorpreso. Un'altra opera possiamo che dire che è la migliore che abbiamo fatto? È la più divertente. È più divertente. Sicuramente la più divertente. Un'altra che ho fatto si chiama Umami. E usa la stessa tecnica, cioè attori misti a VR,
è anche quella molto figa e parla dell'argomento un po' dei ricordi che ti vengono suscitati da... Intanto abbiamo un ospite. Qua dietro c'è un ospite che è il direttore della 001, per chi è fan dei fumetti, casa diciamo, editrice, casa editrice di Torino. Ma qui stiamo parlando di cinema. Allora, vado, ti saluto. Puoi ascoltare. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto con la stessa tecnica, quindi attori e VR, e interazione anche con l'ambiente, e il tema è quello dei ricordi suscitati da un sapore, no? Quando assaggi qualcosa che ti ricorda, fondamentalmente tu vieni accusato di un omicidio di cui non ricordi e cercano con i sapori e gli odori di questi piatti di farti rievocare queste memorie. Molto inquietante, bello. Molto bello. E, io invece ho visto tu cosa hai visto? L'Isola dei Morti, perché come dicevo cercavo tutte opere horror, non ce n'era neanche una horror. Anche questa, l'Isola dei Morti, in realtà è un viaggio su una barchetta verso un'isola su cui era successo in passato un mezzo dramma, diciamo, di suicidi. Mm-hmm. E in realtà non è una vera e propria esperienza in VR, come direbbe Paolo, perché è più che altro un film a 360 gradi. No, però comunque era 6 gradi lì, tu ti potevi muovere, cioè potevi muovere la testa, sì, esatto, e tracciava il tuo movimento. È vero, potevi muovere la testa, potevi guardare sotto la cosa barca, bella, esatto, che tu potevi vedere anche in fondo al mare, vedevi l'acqua, appunto, l'acqua molto trasparente, aveva una qualità, una resa qualitativa molto alta. Insomma, un'opera più evocativa che interattiva. Esattamente. Diciamo. Ok, torniamo al cinema. Abbiamo visto, tu hai visto due film oggi, io uno, sì, solo. Cosa hai visto? Io ho visto innanzitutto Accusada, che è appunto un film argentino, che è stata una grande delusione, un po' una grande delusione, perché è un film fondamentalmente molto mediocre e anche, se vogliamo, un po' scolastico, sì, che parla appunto di questo processo di questa ragazzina accusata di omicidio di una sua amica. La tematica poteva essere carina, ma oggettivamente è più un prodotto paratelevisivo che non da festival. Infatti le grandi critiche che sono state mosse è perché è stata messa nel concorso un'opera del genere. Deludente, quindi. Io invece ho visto un documentario, il nuovo documentario di Morris, che si chiama American Dharma, e racconta la storia di praticamente Bannon, mi pare che si chiami, che era quello che ha fatto, che ha aiutato Trump nella campagna elettorale, gli ha fatto vincere le elezioni, che poi è stato accusato di razzismo e di antisemitismo e varie cose, white supremacist, eccetera, è stato poi buttato fuori, è un personaggio assolutamente interessante nella sua assurdità, e il modo in cui viene fatto il documentario e lui viene messo di fronte alle sue contraddizioni e ai suoi controsensi, e anche il modo in cui viene girato la fotografia, l'ho trovato veramente interessante nell'argomento, nella resa, nella messa in scena, un documentario come contro cazzi, quindi lo consiglio. Bene. Ultimo film, il mega mattone abbiamo concluso la serata, infatti il motivo per cui abbiamo fatto tarda notte, 3 ore e 8 minuti di film di Florian von, aspetta adesso non mi ricordo, è il regista delle vite degli altri, che si chiama Florian Henkel von Donnersmarck, infatti me l'ho segnato, okay, ma non me lo ricordavo il nome. Ed è un film veramente bello, cioè io avevo detto con gli altri, dai, entro a vedere il film, poi magari dopo esco prima perché non voglio stare 3 ore dentro, e invece mi ha preso e sono rimasto fino alla fine. È un film veramente bello. Quindi consigli? Sì, consigliato al 100%, la storia di questo pittore, a cavallo, diciamo, tra l'epoca del nazismo e del comunismo e della sua evoluzione in rapporto a un suocero, diciamo, che è stato anche responsabile di aver messo a morte all'inizio del film sua zia perché è considerata pazza. Il cinismo delle due di notte. È il quesito. Okay. È il cinismo delle due di notte, va bene. Quindi, concludendo con questa cazzata, vi invito a seguirmi su Instagram al mio profilo Paolo Cellammare, e poi ci sarà domani, penso, l'ultimo video di Commiato, perché domani è il nostro ultimo giorno a Venezia. Ciao ragazzi! Ah, un piccolo preannuncio, forse domani riesco a partecipare alla masterclass di Cronenberg. Se ce la facessi, mi mandi un'integrazione. Esattamente. Perfetto. Dai. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.